Ferrari è una macchina che soffre tanto il vento, molto più delle altre. E il discorso è, diciamo, è abbastanza complicato, soprattutto sul vento trasversale, perché, diciamo, per le macchine di Formula 1 ricevere vento trasversale è la peggiore condizione possibile, in quanto crea, diciamo, uno sbilancio sulla macchina e quindi diventa più difficile da guidare. Si può avere sovrasterzo, sottosterzo in curva, anche nella stessa curva, quindi diciamo che per i piloti diventa poco prevedibile e difficile da gestire. La Ferrari abbiamo visto quest'anno che sembra essere la macchina che più di tutte soffre questa problematica, perché probabilmente la gestione dei flussi intorno al fondo non è così ottimale come quella che abbiamo visto sulle altre vetture. Quindi quando il vento non è costante e soprattutto viene trasversalmente alla macchina, si va a distruggere un po' quella che è la mappa aerodinamica del fondo, ovvero, diciamo, la distribuzione di pressione sotto il fondo della vettura, che è fondamentale per generare carico aerodinamico. In Ferrari stanno lavorando molto su questo, sarà uno dei problemi, diciamo, principali da risolvere per il 2024, in cui vedremo una macchina probabilmente completamente rivoluzionata rispetto a quest'anno. E rispetto ai rivali, appunto, sembrano soffrire molto di questa condizione. Gli aerodinamici naturalmente vogliono cercare di mantenere il più costante possibile questa mappa, quindi di andare a proteggerla in tutti i modi. Gli altri team sembrano riuscirci meglio di Ferrari, quindi ieri l'assenza di vento, quindi rispetto a quello che siamo abituati a vedere ad Austin, diciamo che può aver aiutato la Ferrari a fare la grande prestazione che abbiamo visto in qualifica.